che si sta determinando è il rischio di una sfiducia. E in una fase in cui gli investimenti non sono ripresi e il Job Act sta dimostrando che serve solo a ridurre i diritti di chi lavora, ma non a creare nuovi posti di lavoro, è chiaro che questo è un tema. La fiducia è quello che manca e la volontà di affrontare i problemi in modo serio. Ok, grazie. Segretario, ieri a Milano. Siamo arrivati adesso, ci perdoni, l'aspettavamo sotto. Vabbè, fa niente. Senta, ieri a Milano in una sola giornata ci sono state le contestazioni al sindaco da parte dei precari del comune e in consiglio metropolitano i precari hanno occupato la sala. C'è un problema di disoccupazione e di precarietà impressionante. Beh, queste cose le imparo da lei, non le sapevo perché non ero a Milano ieri e quindi non so queste cose. È indubbio che quello che credo emerga in modo molto preciso è che il provvedimento del famoso Job Act non ha né ridotto la precarietà né ha fatto riprendere l'occupazione, perché gli investimenti non sono ripresi e quello che emerge è che non solo manca lavoro, ma che la precarietà continua ad essere una condizione purtroppo di molti giovani e a oggi anche di tante persone non più giovani. Quindi questo che è il problema di fondo della nostra fase non è stato affrontato e servono politiche diverse. Quindi io credo che sia giusto che chi è precario protesti e penso che dal punto di vista sindacale noi abbiamo bisogno di muoverci, non a caso, proprio nei giorni scorsi come CGIL abbiamo messo a punto una proposta di nuovo statuto di tutti i lavoratori, quindi noi stiamo pensando che bisogna riconquistare non semplicemente lo statuto del 70, ma che bisogna estendere quei diritti anche a quelli che non ce li hanno e nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, faremo assemblee per chiedere a tutti i nostri iscritti, ma anche assemblee più pubbliche per chiedere a tutti i lavoratori, non solo di sostenere una nuova proposta di legge, ma addirittura di arrivare al referendum abrogativo per cancellare delle leggi sbagliate, perché la precarietà si combatte affermando che il lavoro deve avere dei diritti e facendo ripartire gli investimenti per creare occupazione. Su questo la politica del governo Renzi è una politica fallimentare.